Ciao a tutti, nuovo video sulla CNC. Siccome che devo fare dei pezzi in alluminio ricavati da una lastra che di 3, spessore 3 mm, che è esattamente questa, ho deciso di farmi un aggancio con il vuoto da mettere sulla fresa. Ne ho già realizzato uno, ricavato da nylon spessore 20. Faccio vedere. Allora, questo è il pezzo grezzo. Questo è il pezzo finito. L'ho disegnato con Fusion 360. Poi ho fatto il programma CAM per la mia fresa. E adesso ne andiamo a fare uno da zero, così potete vedere tutto il procedimento. Questo è il programma Centroid per il controllo della fresa, quindi resettiamo, andiamo a fare un reset delle home. Qua la macchina si resetta, perfetto. Ora andiamo a sondare con le due sonde, quella da mettere nel mandrino e quella per la terza utensile. Andiamo a sondare il pezzo che prenderemo qui in morsa. E poi partiremo con la lavorazione. Andiamo a eseguire la centratura del pezzo. Lo zero è stato fatto al centro del materiale, quindi con la sonda in posizione. I parametri sono già inseriti, quindi facciamo start. Ok, centratura fatta, il programma ci dice circa le dimensioni del pezzo e ok, facciamo così, andiamo a settarli tutti a zero. Ora facciamo un'altra procedura che è l'altezza dell'utensile, quindi andiamo sempre nel programma per le sonde. Ok, altezza utensile completata. La macchina va in zona cambio utensili e qui siamo a posto. Ora carichiamo il programma. E ci chiede di inserire il tool numero 2, diametro 10. Procedo. Do un cycle start. Il programma mi chiede
quale operazione con la sonda voglio fare? Voglio fare l'altezza dell'utensile che ho appena montato, quindi seleziono questo, un altro start e la fresa va a misurarsi sulla sonda la lunghezza di questo utensile che ho montato. Questo serve per far sì che quando io cambio utensile lui va a rimisurarsi la lunghezza e praticamente mi ritrovo sempre con l'utensile a zero su questo piano. Ecco qua, VCS 0, set, possiamo far partire il programma, occhiali, start. Prima parte della lavorazione è finita, chiede di inserire il tool 5 diametro 8, quindi andiamo a fare questa operazione. Schiaccio Cycle Start per continuare. Mi chiede ancora di fare la lunghezza utensile perché ho cambiato l'utensile, quindi riseleziono lunghezza utensile. Ok, questa prima parte è completata. Adesso dobbiamo girare il pezzo e fare l'altra metà. Ora devo andare a rimisurare la posizione del grezzo con la sonda, quindi ripetere la prima procedura che ho fatto. Riazzeriamo gli assi e rifacciamo l'altezza dell'utensile, sempre con la stessa procedura che abbiamo usato all'inizio, tool setter, probe Z0, lui legge questa altezza con la sonda e poi legge la lunghezza della sonda rispetto all'altra soglia. Ok, carico il programma dell'altra faccia, start, mi chiede insert tool 4, diametro 3, quindi smonto la sonda.
Do start. Faccio misurare l'altezza dell'utensile. Il programma mi dice insert tool 2 diametro 10, quindi ricambiamo e rimisuriamo. Perfetto, programma finito. Adesso ci spostiamo un po', vediamo com'è venuto il pezzo. Direi tolta la bava, direi che va benissimo, perfetto. Ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto, vi farò sapere se le, chiamiamole ventose per attaccare il pezzo sul piano funzionano. Appena saranno pronte vi farò un video dedicato. E grazie a tutti, iscrivetevi al canale così mi aiutate ad andare avanti a fare altri video e se avete bisogno di qualche info scrivete pure. Ciao!